Durante la seconda metà del 2017 abbiamo assistito ad una vera e propria impennata di interesse per Bitcoin e criptovalute in generale. Ciao, sono Dani di Turbolab.it e in questa video guida vedremo le criptovalute alternative più interessanti sulle quali investire oggi per guadagnare tra il 2018 e il 2019. Seguimi! Prima di iniziare vi evidenzio che seguendo il link che trovate qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo scritto su Turbolab.it con gli approfondimenti sulle criptovalute di cui parleremo tra poco e tutti i link per acquistarle subito. Uno dei progetti più interessanti di questo momento come criptovalute secondo me è Omise Go, quindi un progetto basato su Ethereum che si pone una serie di obiettivi veramente ambiziosi. In particolare l'idea di fondo è consentire l'accesso ai pagamenti anche a tutti coloro che non dispongono di un conto corrente bancario per vari motivi, o perché vivono sotto la soglia della povertà e quindi le banche non gli concedono di aprire dei conti, oppure perché non si fidano delle banche o per mille altri motivi. Quindi è una valuta che si rivolge molto al mercato dei paesi emergenti, soprattutto mercato asiatico. Omise Go è realizzato da Omise, un'azienda che vende già oggi un servizio di pagamento, quindi una sorta di PayPal, che da noi in Europa è pressoché sconosciuto, ma da quello che ho capito è già in uso e piuttosto popolare in Asia, quindi nel mercato di riferimento. Omise Go ha avuto una delle ICO, quindi uno dei lanci migliori del 2017, hanno raccolto tutto il capitale di cui avevano bisogno ancora prima che arrivasse effettivamente al pubblico, quindi l'interesse degli investitori è alle stelle. Secondo me è un progetto molto interessante da seguire da vicino per una serie di motivi. Innanzitutto, come detto, concede anche a chi non ha già un conto corrente di accedere ai pagamenti online. Inoltre si pone come obiettivo facilitare l'invio a casa del denaro di tutte le persone che vengono a lavorare in Europa emigrando dai paesi in via di sviluppo. Oggi bisogna utilizzare dei trasferimenti internazionali che hanno costi molto elevati oppure non sono tanto sicuri, mentre invece con Omise Go tutto questo dovrebbe diventare molto semplice e molto anche economico. Omise Go in questo momento in cui scrivo è ancora in fase di decollo, quindi è già un ottimo momento per acquistarlo, perché comunque esplode, mi aspetto che esploderà come valore nel corso dei prossimi anni. Il team alle spalle appunto è stato realizzato da Omise, ma è dedicato completamente allo sviluppo del progetto. Ci sono una serie di nomi veramente importanti e con un background importante in termini di management e sviluppo. Le big star, diciamo, i nomi più importanti sono però tra gli advisors, troviamo Vitalik Buterin e Gavin Wood, che sono i due fondatori e realizzatori di Ethereum. C'è anche una serie di altri nomi che chi segue le criptovalute da vicino conosce sicuramente. Segnaliamo in particolare che c'è Roger Ver, che è uno dei personaggi un po' controverso, ma uno dei più grandi sostenitori di Bitcoin Cash. Come detto appunto, Omise Go nel momento in cui scrivo deve ancora partire a tutti gli effetti, però già si è posizionato bene perché è tra le prime 20 criptovalute per capitalizzazione totale. Negli ultimi giorni ha avuto un'esplosione importante, ha avuto come tutte le criptovalute degli alti e dei bassi abbastanza bruschi, però in linea di massima secondo me è un progetto che crescerà molto nel 2018-2019. Quindi se credete che i mercati emergenti continueranno a spingere nel 2018-2019 e avranno comunque bisogno di un sistema di pagamento per inviare denaro a casa per tutti i migranti, Omise Go secondo me è una delle criptovalute sulle quali scommettere senza grossi problemi. Un altro progetto sul quale secondo me vale la pena di scommettere è Navcoin. Si tratta sostanzialmente di un fork del Bitcoin originale, sul quale vengono aggiunte una serie di funzionalità piuttosto interessanti. Quindi abbiamo tutta la forza di Bitcoin, sul quale si implementano delle transazioni, dei tempi di transazione più veloci, quindi si parla di non 10 minuti, bensì 30 secondi dall'invio alla conferma, quindi tempi veramente record. C'è poi la possibilità di guadagnare tramite il proof of stake, quindi lasciando semplicemente il programma in esecuzione senza bisogno di hardware particolare, e in particolare vi basta
qualsiasi tipo di PC, anche un portatile. Loro offrono anche un'immagine Raspberry Pi da lasciare accesa per consumare pochissimo e guadagnare un interesse che può essere fino al 5% annuo, quindi piuttosto interessante. Una delle caratteristiche distintive che secondo me lo rende una spanna avanti rispetto agli altri è la possibilità, tramite un semplice clic, di abilitare i pagamenti privati, quindi c'è tutta una tecnologia che consente di evitare la tracciabilità. Il wallet è già pronto, il progetto a tutti gli effetti è già operativo. Un'altra cosa sulla quale secondo me vale la pena di scommettere è il fatto che hanno già una roadmap molto definita, pubblicamente accessibile, con tutte le migliorie che stanno già implementando da qui alla fine dei prossimi anni, quindi una serie di progetti, migliorie, implementazioni nuove molto molto interessanti. Tutto questo è pubblicamente disponibile sul loro sito. Gli appassionati di tecnologia troveranno sicuramente una serie di cose interessanti e una serie di obiettivi veramente notevoli. C'è anche la possibilità, ad esempio, sulla quale stanno sviluppando, di Polymorph la chiamano, di inviare pagamenti tra criptovalute differenti. Quindi, ad esempio, io posso inviare un pagamento in Bitcoin, tramite la tecnologia di Navcoin viene tradotto e il ricevente, ad esempio, può ottenere degli Ethereum, dei Litecoin o quello che più preferisce. È ancora in fase di sviluppo, però secondo me farà veramente il botto negli anni a venire. Il team alle spalle è molto molto ampio, non ci sono dei nomi particolarmente rilevanti rispetto agli altri. Io ho dato un'occhiata ai loro profili LinkedIn, ho cercato un pochino in giro, ci sono molte persone che lavorano e tutte mi sembrano piuttosto skillate in quello che fanno. Ci sono programmatori, manager, addetti marketing, insomma ce n'è un pochino per tutti i gusti. Quindi Navcoin sta avendo in questi giorni, di nuovo come un po' tutte le criptovalute, un andamento abbastanza oscillatorio, quindi cresce e sale, ma in linea di massima va su e giù abbastanza con regolarità, continua comunque sempre a crescere. Quindi Navcoin secondo me è un progetto interessante se credete nella possibilità dei pagamenti privati e anche vi interessa il fatto di poter appunto lasciare il programma aperto per guadagnare un interesse del 5% senza sforzare il PC. Interessante soprattutto perché comunque è un fork di Bitcoin, quindi si basa già su una tecnologia consolidata. Secondo me vale la pena di scommetterci qualche euro. Veniamo ora ad ARK, un altro progetto molto interessante, però leggermente diverso da quelli che abbiamo visto fino adesso. Infatti ARK non è solamente un prodotto per inviare pagamenti, ma è più una soluzione per i programmatori. Facciamo un passo indietro. Che cos'è ARK? È un progetto articolato e diverso dalle semplici criptovalute. Si tratta infatti di una piattaforma attualmente rivolta agli sviluppatori, cioè alle grandi aziende oppure alle piccole startup, che consente di realizzare blockchain personalizzate in modo relativamente semplice. In definitiva, ARK funziona un po' come una sorta di framework per la blockchain, quindi il programmatore che sfrutta ARK si deve concentrare sull'implementazione della logica, quindi il suo business, delegando alle API proposte da ARK la gestione della blockchain sottostante, quindi un modo molto più semplice rispetto a dover sviluppare tutta la catena che serve per interagire con la blockchain. In realtà quello che abbiamo detto, quindi la funzione di framework, è solo una delle caratteristiche di ARK. Un'altra cosa molto interessante è la capacità di implementare i cosiddetti smart bridge, un nome che il team di ARK ha implementato sulla falsa riga degli smart contract di Ethereum. Gli smart bridge sono sostanzialmente degli adattatori che mettono in comunicazione le varie blockchain. Questo consente ad esempio di scambiare pagamenti fra criptovalute differenti oppure dati fra app di prossima generazione, che sarà sicuramente possibile che alcune lavoreranno con una determinata criptovaluta ed altre con un'altra. In caso sia necessario comunicare, servirà una sorta di collettore e in questo caso il team di ARK spera che sarà proprio questa la soluzione scelta.
Ogni applicazione basata sul framework ARC è automaticamente in grado di funzionare da Smart Bridge e dialogare con tutte le altre applicazioni che implementano, appunto, che implementano o usano ARC. La velocità delle transazioni è molto buona, infatti si parla solo di 8 secondi, quindi veramente tempi super record, stiamo scendendo sempre di più. Il kit di sviluppo, quindi l'SDK SDK per i principali linguaggi di programmazione, è già pronto e molti altri sono in fase di realizzazione. Io personalmente ho scelto di scommettere su ARC perché ritengo che a brevissimo la blockchain inizierà ad essere utilizzata non solo per scopi finanziari come è stata fino ad ora, ma anche come database distribuito per gli scopi più diversi. Penso in particolare alla tracciabilità dei cibi, ad esempio, ma anche ai settori farmaceutici e alle telecomunicazioni, un po' in generale. In definitiva, secondo me, chi fa business avrà presto bisogno di una blockchain ed ARC sembra rispondere molto bene a questa necessità. Il team è composto da una trentina di persone, vi sono veramente un team molto molto ampio che ricoprono vari ruoli funzionali. Ci sono già anche gli addetti marketing che credo siano importanti per spingere l'adozione di questa soluzione. Quindi, in definitiva, se credete che nel prossimo futuro la maggior parte delle applicazioni inizierà ad utilizzare un database distribuito basato sulla blockchain e avranno tutti bisogno di una sorta di framework per iniziare a sviluppare senza impazzire e dover ogni volta ricreare la ruota, ARC è sicuramente una buona scommessa per il futuro. Tra l'altro, in questi ultimi giorni sta crescendo moltissimo. Ha avuto veramente un'esplosione nei giorni scorsi, siamo passati da pochi centesimi già a 4 dollari, quindi diciamo che le criptovalute in questo periodo stanno crescendo un po' tutte, però ARC sicuramente sta avendo una buona performance, tra l'altro sembra sempre mantenere il livello precedente per crescere e andare oltre. Secondo me sarà un buon investimento. Un'altra criptovaluta che secondo me dovremmo mettere immediatamente nel nostro borsellino si chiama NEO. Iniziamo dicendo che un asset già ribattezzato il nuovo Ethereum dagli esperti merita di ricevere la nostra attenzione incondizionata a prescindere. Titoloni a parte, NEO riprende molti aspetti positivi che hanno decretato il successo di Ethereum. Si parla ancora una volta di transazioni rapidissime e commissioni basse, ma soprattutto la cosa più importante sono gli smart contract, che in questo caso, nel caso di NEO, sono implementabili tramite i più popolari linguaggi di programmazione, quindi C#, Java, eccetera. Questo è in contrapposizione a quanto succede con Ethereum, che richiede l'uso di Solidity, un linguaggio personalizzato e realizzato apposta allo scopo, per il quale, leggevo qualche giorno fa, ci sono appena 7.000 programmatori in tutto il mondo. In altre parole, con NEO gli sviluppatori e le aziende possono realizzare smart contract sfruttando le tecnologie e i linguaggi di programmazione che già conoscono, senza bisogno di investire per imparare qualcosa di nuovo da zero, oppure assumere dei programmatori specializzati in Solidity, che essendo così pochi ci faranno sicuramente pagare un sacco di soldini. NEO in realtà va ancora un po' oltre, spingendo per la digitalizzazione di tutti i tipi di asset. Questo consentirebbe, ad esempio, di certificare atti, ad esempio le compravendite immobiliari, penso, senza bisogno di rivolgersi ad un notaio, oppure scambiare valuta senza intermediari o senza i costi degli exchange. Il terzo aspetto sul quale insistono molto il team di NEO è il rafforzamento dell'identità digitale e della riservatezza dei dati scambiati, resa possibile grazie a algoritmi crittografici inviolabili persino da un computer quantistico. C'è una logica matematica abbastanza forte che io assolutamente non ho capito dietro, che comunque garantisce l'inviolabilità dei dati scambiati tramite NEO. Un altro aspetto importante è che le transazioni sono completamente gratuite, quindi spostare NEO da un borsellino ad un altro non ha costi di rete. Quindi questo è in contrapposizione a Bitcoin, ad esempio, che è sempre sotto il mirino e sotto la lente perché ha sempre dei costi di transazioni veramente elevatissimi. Qui invece con NEO non costa niente spostare da una parte all'altra. In realtà, attenzione, perché alcuni exchange applicano una propria commissione, ma diciamo che questo è il loro guadagno, non ha niente a che fare con i costi dei transazioni all'interno della rete NEO.
NEO è in circolazione già da qualche anno in realtà. Prima si chiamava AntShares, però l'hanno ribattezzato, diciamo così, a inizio durante il corso del 2017. Ad agosto ha avuto un'impennata di valore, dopodiché è rintracciato bruscamente, quindi è risceso di prezzo, per poi far salire, cominciare un classico sali e scendi. Ha una volatilità che rimane abbastanza spinta, ad esempio tra il 17 e il 18 novembre, quindi qualche settimana fa rispetto a quando sto parlando, ha raddoppiato di valore solo in poche ore, semplicemente perché hanno dato notizia che ci sarebbe stato un concorso indetto in collaborazione con Microsoft. Quindi notizia hype alle stelle, questa collaborazione ha spinto i prezzi altissimi e poi dopo sono precipitati per tornare poco sopra ai livelli precedenti. Comunque, volatilità a parte, diciamo che per chi acquista pensando di tenerlo nel cassetto, è sicuramente un buon investimento. Un'altra cosa che sicuramente ci interessa per guadagnare è il fatto che tenere NEO nel proprio borsellino ci garantisce gas. Che cos'è gas? Semplicemente è un'altra criptovaluta derivata da NEO, ma comunque completamente indipendente e quotata per conto proprio, che ci viene regalata appunto come sotto forma di interesse semplicemente tenendo NEO nel borsellino. Quindi non c'è bisogno di far nulla, né tenere il computer acceso né fare nient'altro. In questo momento la formula per calcolare quanti gas ci vengono attribuiti in funzione di quanti NEO abbiamo nel portafoglio è un pochino elaborata, però c'è un sito che si chiama neo2gas.com nel quale noi mettiamo dentro quanti NEO abbiamo e ci dice quanti gas otteniamo all'anno. In questo momento si parla circa di un guadagno del 7% netti, che voglio dire è sicuramente molto interessante per non dover fare assolutamente nulla ed è assolutamente stellare rispetto alle rendite dei nostri conti correnti. Non è previsto il mining perché l'algoritmo è diverso e comunque l'intero blocco è stato suddiviso in scaglioni. In questo momento ci sono 50 milioni di NEO in circolazione a fronte di un volume massimo di 100 milioni di monete, quindi ce ne sono metà in circolazione rispetto al totale. L'altra metà è stata trattenuta dal team per pagare le spese di avanzamento del progetto nel corso dei prossimi anni e verrà comunque immessa sul mercato in modo coscienzioso e progressivo, per cercare di contenere appunto il rischio di svalutazione. Non dovrebbe essere un grosso problema fino a quando il team immette meno valuta di quanto sia la crescita di quella già immessa sul mercato. NEO è un progetto open source, il codice è tutto su GitHub, per chi vuole dare un'occhiata è tutto disponibile e anche possibile contribuire. Ciò premesso, la maggior parte degli sviluppatori sono cinesi. Sul sito ufficiale non si trovano informazioni esatte circa la composizione del team, ma ci sono i due protagonisti principali che hanno dei nomi cinesi che non provo neanche a leggere. Hanno comunicato su Reddit che ci sono 6 sviluppatori full time impiegati sul cuore del progetto, oltre ad un paio di dozzine, una cosa un po' generica, che vengono dalla community e si occupano appunto con impegni alterni. C'è anche una cooperazione molto importante perché NEO è realizzato in C#, quindi con la tecnologia .NET di Microsoft, e quindi Microsoft Cina sembra essere vicina al progetto, sembra che ci sia una collaborazione in corso. Un'altra cosa importante è dal punto di vista, diciamo così, geopolitico, il fatto che sia domestico lo rende attraente all'enorme bacino di utenza asiatica e potenzialmente anche al regime cinese stesso, che in caso venisse il momento di privilegiare una criptovaluta rispetto ad un'altra, ci si aspetta che NEO finisca nella breve lista dei privilegiati proprio perché è realizzato internamente. In questo momento l'unico aspetto che mi fa un pelino storcere il naso è il fatto che stanno spingendo completamente sull'avanzamento tecnologico, tralasciando un po' la parte di marketing, che va bene perché comunque stanno realizzando un buon prodotto, però comunque è necessario che lo spingano anche fuori dal circolo degli smanettoni perché possa crescere di valore. Quindi, in linea di massima, secondo me NEO è un bellissimo progetto da tenere d'occhio molto da vicino. Io ho investito qualcosina anche in più rispetto alle altre criptovalute,
soprattutto è perché di nuovo credo che potrà crescere molto rapidamente in futuro. In questo momento di nuovo il mercato mi sta dando ragione, perché come vediamo qui negli ultimi giorni di nuovo ha guadagnato il 12%, quindi sta andando sicuramente molto bene. Un altro aspetto positivo è che, come dicevo prima, tende a mostrare un pochino di volatilità quando escono le notizie, va su per poi scendere molto velocemente, però in linea di massima progressivamente sta continuando a salire sempre a scaglioni. Secondo me anche in questo caso potrebbe essere un ottimo investimento. Ancora un progetto da tenere d'occhio molto da vicino è IOTA. Che cos'è IOTA? È una soluzione di pagamento che mira a divenire la criptovaluta di riferimento per l'IoT, quindi lo IOT, Internet of Things, quindi gli elettrodomestici, i veicoli, i POS, i microserver, i sensori e tutti gli altri oggetti connessi ad Internet che stanno arrivando via via nelle nostre case. In realtà il team di IOTA parla dell'imminente machine economy, quindi i micropagamenti automatici fra macchine che verranno senza bisogno di un presidio di un essere umano. Quindi in questa nuova economia una valuta come IOTA sarà necessaria per ottenere capacità computazionale, spazio di archiviazione, elettricità, dati acquisiti da sensori specializzati e quant'altro. Quindi tutte queste macchine parleranno direttamente tra loro, si richiederanno vicendevolmente delle risorse per pagare le quali appunto servirà una criptovaluta, e IOTA vuole essere il riferimento. Perché non si può usare Bitcoin o qualsiasi altra soluzione? Beh, c'è una difficoltà di fondo. In particolare, il problema è che le microtransazioni della machine economy avranno un valore numerico estremamente basso, quindi costeranno molto poco. Ogni singolo accesso ai dati costerà molto poco. Di conseguenza le commissioni applicate da Bitcoin o le altre criptovalute classiche finirebbero per essere più alte del valore trasferito stesso. IOTA risolve il problema azzerando completamente il costo delle transazioni. Come lo fanno? Con una sorta di trucco, cioè per realizzare il sistema in modo sostenibile hanno fatto in modo che ogni partecipante deve convalidare due transazioni fra soggetti terzi prima di immettere la propria. Quindi prima di spedire il mio denaro devo validare la transazione tra altri soggetti che hanno effettuato uno scambio di denaro IOTA prima di me. In questo modo la commissione diviene zero, ma la partecipazione è comunque indispensabile per sfruttare il servizio. Questo approccio ha anche l'indubbio vantaggio di rendere maggiormente distribuito il potere di validare gli scambi. Mentre con Bitcoin è concentrato nelle mani dei pochi utenti attrezzati per il mining, quindi quelli con i super computer, le super GPU e i super dispositivi specializzati, qui la responsabilità di validare è suddivisa in modo molto più equo fra gli utenti che partecipano alla rete. Un'altra caratteristica che distingue IOTA da molte altre criptovalute è il fatto che non utilizza una blockchain, bensì utilizza un Tangle, spero di dirlo correttamente, è di fatto un'altra struttura dati, completamente sempre affidabile e distribuita e trasparente, ma assicurano gli ideatori molto più leggera di una blockchain. Questo è necessario perché gli IoT, quindi i dispositivi intelligenti connessi a internet, avranno comunque capacità di calcolo tendenzialmente inferiori, quindi appesantirli con tutta la blockchain non sarebbe stato fattibile. Con questo Tangle appunto promettono di essere molto più agili. Oltre che per diciamo le transazioni di denaro, IOTA si pone anche come una tecnologia vincente per lo scambio sicuro di dati, quindi possibili applicazioni nel campo del voto elettronico e della messaggistica sicura. Gli autori di nuovo promettono un livello di crittografia resistente persino agli attacchi portati con computer quantistici. La moneta di scambio di IOTA, quindi il loro token, si chiama Miota, non ho ben capito bene come si pronuncia. Non è previsto il mining perché l'intero totale di monete è già in circolazione, un aspetto importante perché azzera completamente il rischio di inflazione. Il numero di token però è particolarmente elevato, ce ne sono infatti circa 3 miliardi
di unità, una decisione che porta ogni singolo token ad avere un potere di acquisto relativamente basso. IOTA è presieduto da IOTA Foundation, quindi un'associazione no profit che hanno fondato apposta allo scopo e ha sede a Berlino. Il team mantiene un blog tramite il quale comunica le novità e fornisce spunti d'utilizzo della tecnologia. Hanno già fatto qualcosa di concreto, anche abbastanza importante, perché hanno lanciato da pochi giorni questo Data Marketplace. Si tratta di un servizio tramite il quale chi possiede sensori o altri dispositivi in grado di generare dati può metterli in vendita ed essere pagato con MIOTA, quindi con la valuta di IOTA, da parte di chi desideri utilizzarli. In questi giorni il valore di IOTA, proprio tra oggi e ieri, è esploso alla notizia che anche Microsoft, abbiamo fatto qui il 51% in un solo giorno, cose pazzesche, alla notizia che anche Microsoft appunto si sta interessando al loro marketplace che sarà distribuito. Hanno questo sito molto molto bello nel quale appunto si può cliccare sui vari punti per zoomare e farsi un'idea di come sarà appunto la machine economy. Ancora un altro aspetto importante, la fondazione è composta da vari soggetti, c'è questo, il fondatore, il capo di tutta la baracca si chiama David, e poi spero di leggerlo bene, Sonnenstebo, che credo sia un norvegese, ma comunque ci sono molti altri utenti che vengono annunciati via via, che entrano, molti altri sviluppatori e programmatori marketing. A parte, diciamo, il botto colossale che ha fatto oggi, io credo che IOTA continuerà a crescere, proprio perché in questa economia delle macchine che si scambiano dati vicendevolmente sarà appunto necessario utilizzare una criptovaluta leggera. Credo che ci siano veramente tutte le carte in tavola, in più il fatto che abbiano già in piedi il marketplace, un ottimo team e tutto il resto del pacchetto, insomma, mi dà una sicurezza in più. In chiusura di questo articolo voglio ricordare anche Litecoin come consiglio per l'investimento. Diciamo che mentre le altre criptovalute citate in questa pagina sono più o meno in fase di partenza, Litecoin è un progetto consolidato, con una storicità importante alle spalle. Al di là delle qualità tecnologiche, ho deciso di investire in Litecoin perché nel corso del 2017 ha mantenuto un andamento verso l'alto più o meno costante, dimostrando una volatilità notevolmente inferiore a Bitcoin. Certo, non sono mancate alcune punte verticali, alcune veramente brusche e veramente preoccupanti, però in linea di massima le curve sono abbastanza morbide e la velocità di crescita risulta sostenibile anche sul lungo periodo, tanto che secondo alcuni esperti il prezzo di Litecoin è fortemente sottovalutato rispetto al valore intrinseco della tecnologia. Nel frattempo Litecoin cresce sempre lentamente, per modo di dire lentamente, perché ovviamente siamo sopra a qualsiasi tipo di titolo azionario, ma in modo costante. È il tipico investimento, insomma, da cassettista, ovvero ideale per quelli che non vogliono fare trading ma decidono di investire comprando ora un po' di valuta per tenerla nel proprio borsellino e venderla nel giro di 5-10 anni, quando il prezzo sarà schizzato alle stelle, speriamo. Oltre alle considerazioni finanziarie, Litecoin rimane comunque al top della tecnologia. Ci sono le transazioni veloci, le commissioni basse e la resistenza al mining selvaggio tramite i dispositivi dedicati. Il team vede Charlie Lee, l'inventore, alla guida dello sviluppo. Lee è un personaggio famoso e ben voluto dalla comunità, che ha ampiamente dimostrato sul campo di avere a cuore il futuro del progetto ed essere lontanissimo dall'idea di abusarne per guadagnare rapidamente, anche perché, se proprio vogliamo dircela tutta, è già multimiliardario con i Litecoin che si è minato all'inizio. Un altro motivo per cui Litecoin è un buon investimento è che è trattato su Coinbase. Basta dunque completare l'iscrizione tramite la procedura che abbiamo illustrato su turbolab.it e diviene disponibile per l'acquisto senza peripezie o strani giri di trasferimenti da un wallet all'altro. Basta registrarsi a Coinbase e si può immediatamente acquistare Litecoin.
Per quanto mi riguarda, Litecoin un buon investimento da tenere soprattutto come base del borsellino, senza cercare di fare operazioni di trading. Lo vedo più come qualcosa da acquistare oggi e, come abbiamo detto, tenere lì. Mentre le altre criptovalute possono muoversi in linea di massima, possiamo contare su Litecoin per avere un andamento più morbido. Secondo me un altro ottimo investimento. Bene, da zanadi.turbolab.it è tutto. Vi ricordo che nella descrizione del video qui sotto trovate il link per raggiungere la versione testuale dell'articolo con tutti gli approfondimenti sulle criptovalute che abbiamo citato. Ciao!